sono Musetto e sono seduto oggi qui sulla scrivania di Musina Mara. Ma lei non c'è! Non so dove è finita! È tanto tempo che l'aspetto, forse qualche ora. E io mi sto anche annoiando. Musina Mara, ma dove sei? Torna! Ma che strana sensazione! Non capisco, anche se guardo i miei piedi è tutto bianco. Un attimo, mi è sembrato di sentir qualcosa, ma è tutto ovattato. E se spingo con le mani è morbido. È una superficie che mi ricorda qualcosa. Qualcosa che assorbe la luce. Guarda, c'è anche la mia ombra. Incredibile, sono finita in un mondo tutto bianco. Oh no, ma forse sto sognando. E adesso come faccio a tornare a casa? Nel mio studio. Ma ho sentito una voce. Ma è quella di Musina Mara. Ma dove sei? Qui c'è un foglio bianco. Musetto, eccomi! Ciao, mi vedi? Sono qui! Musetto! Eccoti! Ma sei dentro il tuo disegno! E sei piccolina! Come hai fatto? Accidarbolina! Ecco dove sono finita! Sono dentro il mio disegno! E che tra l'altro non ho ancora disegnato. Quello che mi ricordo è che ero seduta davanti alla mia scrivania, con la matita in mano, e non riuscivo proprio a fare alcun disegno. Oggi mi mancava l'ispirazione, Musetto. Non avevo alcuna idea. E poi d'un tratto tutto il mondo mi è diventato bianco. Sono finita dentro il mio foglio bianco. E ora come farò a tornare lì da te? Ho avuto un'idea, Musina. Ora proverò io a dipingere in questo foglio tutto bianco. Chissà che portando un po' di colori non riesco a riportarti qui in questo mondo. Tu intanto raccontami cosa vedi, le sensazioni, che emozioni hai. Hai avuto un'idea bellissima. Questa volta, pensa un po', sarai tu a dovermi cercare. Non ti nascondo che la prima sensazione che ho avuto è stata proprio di vuoto e di smarrimento. A dirla tutta anche un po' di paura, perché non vedevo niente, non vedevo una fine, non vedevo un inizio e con le mie mani sono stata proprio a tastare tutto intorno qui per cercare di capire come è fatto questo mondo tutto bianco. Lo sai che ho ricordato anche un'opera di Ben Nicholson che si intitola White Relief, che dall'inglese vuol dire rilievi bianchi. Infatti ho scoperto che anche questo mondo tutto bianco ha un suo peso. Per sentirmi meno smarrita ho pensato che forse ero capitata dentro un'opera della scultrice Louise Nevelson, la quale assembla materiali di scarto, soprattutto di legno, e poi li ridipinge tutti di bianco, creando delle nuove storie e dei nuovi mondi. Anche Robert Rauschenberg ha dipinto delle tele tutte bianche, fatte con un rullo da imbianchino. Rauschenberg raccontò che nel suo intento iniziale c'era quello di farci scoprire come il bianco racconti proprio della purezza e del silenzio importante che c'è nel momento iniziale della creazione di un'opera d'arte, anche se poi si rese conto che quel bianco lì delle sue tele col tempo cambiava un pochino di colore a contatto con la luce, con le polveri e con i suoni del mondo circostante. Insomma, il bianco era proprio uno specchio del nostro mondo. Cucù, chi si nasconde dietro il muro della parete? Sembra un lenzuolo, ma in realtà è un'opera in gesso dell'artista Daniel Arsham, che ci racconta anche lui che il bianco è materico. Non parlare poi degli alfabeti materici di bianco su bianco e graffite di Jasper Johns. Ah, Musetto, quanto vorrei essere adesso nel mio studio con le mie matite e i miei colori. Quasi quasi ho avuto qualche bella idea per iniziare dei nuovi lavori. Ehi, un attimo, ma qui si muove tutto. Musetto, vedo anche dei colori. Aiuto! Oh, cosa sta succedendo? Aiuto!
ma è tutto colorato! Un attimo, ti vedo, Musetto! Oh, finalmente sono qui! Musina, sei tornata, che bello! Sono proprio felice, sapevo che avrebbe funzionato! Musetto, grazie, sei stato bravissimo, mi hai riportato qui nel mio mondo e nel mio studio. In più ti sei ricordato la teoria di Isaac Newton, quella sullo spettro dei colori, che grazie ad una goccia di acqua o di cristallo, se la luce vi passa attraverso, abbiamo l'arcobaleno e quindi anche lo spettro di tutti i colori. Bravissimo Musetto, ti meriti proprio un bel bacio. Ora però andiamo ad allestire la mostra dei disegni dei bambini. Ciao bambine, ciao bambini! Purtroppo la nostra webserie finisce qui. Spero vi siate divertiti con Mara Musina e Orsetto Musetto. A presto! Ciao ciao!